Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo leggero ma anche caldo e luminoso poncio che io ho deciso di chiamare poncio diamante blu. Questo perché luccica come un diamante e perché il colore principale è il blu. Per poterlo realizzare io ho unito insieme due filati, ossia il filato della Mystico Filati Linea Sortilege Color numero 9 e la Lizzie Real 40 al colore del blu. Ho lavorato questi due filati insieme lavorandoli con i ferri. Infatti questo è un poncio ai ferri e vi ricordo che sul sito Uncinetano con i filati questi due filati sono in offerta, ossia in realtà c'è un pacco offerta che si chiama appunto Alize più Sortilege che vi permetterà di avere mezzo chilo, quindi 5 gomitoli di questo filato e mezzo chilo di quest'altro, quindi 5 gomitoli di questo, perché ogni gomitolo vi ricordo che è di 100 grammi. E io per realizzare questo poncio ho usato 2 gomitoli di Alize, un gomitolo soltanto di Sortilege. Con gli altri gomitoli avanzati sapete, almeno per chi mi segue sui social, che ho intenzione di fare un poncio realizzato però all'uncinetto, qualcosa di simile a questo. Ma partiamo con questo poncio. Come vi ho detto, questo l'ho realizzato ai ferri utilizzando i ferri del 5,5 e ho creato due rettangoli che poi ho unito tra di loro e durante il video naturalmente vi farò vedere come crearlo. La lavorazione è molto semplice, sono 12 giri che vanno ripetuti e danno vita sia alla parte rasata che a questo giro di foro, perché volevo comunque un poncio abbastanza leggero da poter essere indossato anche in inverno sopra dei cappotti, senza per questo risultare poi troppo pesante e quindi un poncio che deve essere usato da solo. In questo periodo va benissimo usarlo da solo, ma in inverno preferisco usarli sempre sopra delle giacche. Questi ne ho preferito fare qualcosa di un po' più leggero. Questi due rettangoli, una volta realizzati, mi sono venuti lunghi circa 40, larghi, scusatemi, circa 47 centimetri, lungo 72 centimetri, quindi questa è la lunghezza standard. Naturalmente questo, come potete vedere, è un poncio taglia S, perché è una taglia più grande e dovrà fare mettere almeno, secondo me, qualche maglia in più, quindi diciamo che basandoci sul multiplo dei motivi, io direi per una taglia M andate a montare almeno 2-3 motivi in più, taglia L 6 e farlo un po' più lungo. Questo se volete lo scollo uguale al mio naturalmente. Comunque, realizzati questi due rettangoli si vanno a cucire insieme e una volta cuciti io sono andata ad aggiungere delle frange. Come potete vedere non l'ho messo dappertutto ma soltanto nei lati più corti delle rettangoli, quindi qui e dietro, perché altrimenti troppo frange, per quanto io le adori, quando poi si usano le borse tendono a incastrarsi quando andiamo a chiudere, ad aprirle, quindi ho preferito non esagerare con le frange ma mettere soltanto in determinati punti. Un'altra particolarità di questo poncio è che voi potete utilizzarlo come volete, potete anche mettere le punte di lato e lasciare quindi qui senza punta, quindi vi potete sbizzarrire. Io non ho fatto nessun tipo di bordino intorno al collo, mi piace il fatto che comunque tenda ad arricciarsi all'interno, gli dà un particolare effetto molto carino, però voi potete fare anche un bordino o con i ferri o comunque con l'uncinetto. Detto ciò, spero che anche questo poncio vi piaccia, che desiate realizzarlo. Se è così, poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio con l'hashtag Uncinettando con Elsa. E mi raccomando, se acquistate il filato presso la Merceria Coleto o sul sito Uncinettando con i filati, potete taggarci sulla pagina Facebook Merceria Coleti e su Instagram Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncio io utilizzerò due filati insieme, lavorandoli contemporaneamente, e sono il filato della Mystico Filati Linea Sortilege Color, il colore che ho scelto io è il colore 09, che è questo sfumato con il blu, e unirò insieme al filato della Lize Real 40 nel colore del blu. Lavorerò con i ferri del numero 5, vi ricordo che questo filato che sto lavorando fa parte del pacco offerta che trovate sul sito Uncinettando con i filati, dove c'è mezzo chilo del filato blu, mezzo chilo del filato sortilege, con il quale io, oltre a fare questo poncio ai ferri, realizzerò anche un poncio all'uncinetto. Allora, io lavorerò con i ferri del 5,5 e in questa
in questo campioncino io ho montato 22 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3, a cui poi bisogna aggiungere una maglia per poter avere l'inizio, diciamo, uguale alla fine. In realtà no, voglio che questa volta alla fine sia un po' più, che abbia più maglia rasata, però vi renderete bene conto voi. Io nella mia per montare il mio poncio monterò 61 catenelle, mentre scusate, 61 maglie, mentre vi ripeto che qui ne ho montate 22, quindi stiamo parlando di un multiplo di 3 a cui aggiunge poi una catenella. Quindi se voi lo volete che vi vada più, che vi copra di più rispetto al mio, io direi per una taglia M che dovete andare a aumentare di almeno 9-12 catenelle in più. Per una taglia L io direi 24 catenelle in più. Adesso quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che è molto semplice. In realtà i due giri verranno ripetuti per un bel po' di tempo e poi verremo a fare un altro giro. Comunque andiamo con ordine. Primo giro, ed è semplicissimo, lavoriamo tutte le maglie a diritto in questa maniera, quindi veramente semplice. Prima maglia, primo giro, tutte le maglie a diritto. Quindi continuo a lavorare a diritto per tutto il mio primo ferro. Ho terminato il primo ferro che, come vedete, ho lavorato tutto a diritto. Secondo ferro lo lavoriamo tutto a rovescio, quindi anche partendo dal primo, dalla prima maglia, lavoriamo tutto a rovescio in questa maniera. Quindi continuiamo a fare la nostra lavorazione lavorando tutto il secondo ferro a rovescio. Perfetto, abbiamo terminato anche il secondo giro. Ora il primo e il secondo giro si ripetono fino ad arrivare a un totale di 10 giri. Quindi adesso io ricomincio a fare il giro di maglie a diritto, che sarebbe il mio terzo giro. Poi farò di nuovo il giro a maglie rovescio, che sarebbe il mio quarto giro. Continuo così fino ad arrivare al decimo ferro, che è il decimo giro, quindi, che sarebbe che mi ritrovo a aver lavorato tutte le maglie a rovescio. Quindi ripeto, io adesso continuo a lavorare questi due giri fino ad arrivare a un totale di 10 e poi vi faccio vedere come continuare. Ho terminato i miei 10 giri ripetendo sempre il primo e il secondo. Adesso andiamo a fare l'undicesimo giro e andiamo a lavorare in questa maniera: una maglia a diritto, seconda maglia a diritto, gettato, prendo due maglie insieme a diritto e faccio una maglia a diritto. Realizzo una maglia a diritto e ricomincio. Gettato, questo è quello che farò per tutto il giro, quindi gettato, prendo due maglie insieme, lavoro una maglia a diritto, maglia a diritto, ancora gettato, prendo due maglie insieme a diritto, lavoro una maglia a diritto, gettato, lavoro insieme due maglie alte a diritto, una maglia a diritto, gettato, lavoro due maglie a diritto, una maglia a diritto, di nuovo gettato, lavoro due maglie a diritto, una maglia a diritto. Mi sono rimaste due maglie sul ferro che lavoro entrambe a diritto, una e due. Quindi questo è l'undicesimo giro. Dodicesimo, ultimo giro, vado a lavorare tutte le maglie a rovescio, quindi maglia a rovescio, seconda maglia a rovescio, maglia rovescio, maglia rovescio, gettato a rovescio, maglia rovescio, maglia rovescio, gettato a rovescio, maglia rovescio, maglia rovescio, gettato a rovescio. Quindi continuo a lavorare così per tutto il mio dodicesimo ferro, lavorando tutte le maglie a rovescio in questa maniera. Poi, terminato qui, si ricomincia da capo, riandando a fare il nostro primo giro, che era tutto in maglie a diritto. Quindi vedete, dodicesimo giro fatto, e vedete, si crea il giro di fori.
E adesso si ricomincia, si riparte dal primo giro, quindi tutte maglie a diritto e poi maglie a rovescio per 10 giri e poi si ripete l'undicesimo e il dodicesimo giro. Vi ricordo che ho montato 61 catenelle, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e vi dirò anche alla fine quanto mi è venuto lungo il mio rettangolo. Allora, io ho finito il mio primo rettangolo e ho ripetuto il motivo per 11 volte, quindi ho ripetuto sempre i miei 12 giri per 11 volte e ho terminato dopo aver fatto il dodicesimo giro andando a fare il giro di maglie alte, scusate, maglie diritte e chiudendo la mia lavorazione. Adesso andrò a fare un secondo rettangolo uguale, quindi ripetendo sempre lo stesso numero di maglie e lo stesso numero di motivi, quindi 11 motivi, e poi vi farò vedere come cucire insieme i due rettangoli. Allora, per cucire i miei rettangoli ne ho messo uno bello steso, quindi lati più lunghi, lati più corti andando dall'alto verso basso, e prendo l'altro rettangolo e vado a cucire il lato più corto sopra il lato più lungo, partendo dall'esterno verso l'interno. In questa maniera cucirò da questa parte. Mi raccomando, prima di cucire stiratevi i pezzi per fare in modo che qui non si arricci, cosa che farò anche io. Mettete un panno sopra, passate il ferro in modo tale da appiattire, che vi sarà più facile così cucire. Quindi prima cucitura vado a cucire il lato più corto di un rettangolo nel lato più lungo di un rettangolo e vedrete che qui vi lascerà questa parte scoperta e poi vi farò vedere l'altra cucitura da fare. Allora, ho cucito la parte corta sulla parte lunga in questa maniera e adesso andiamo a fare l'altra cucitura e andiamo a fare in questo modo. Prendo la parte corta opposta da dove ho cucito del rettangolo che avevo messo in normale, no? Quindi parte lunga con le parti giù che scendono e qui ho cucito. Prendo tutto questo lato e faccio scivolare il rettangolo che ho cucito. Vedete? Qui ho di nuovo la parte corta e qui la parte lunga. Quello che ho preso e che tenevo in mano, la parte corta dell'altro rettangolo, lo vado a cucire partendo da qui a qui. Quindi ripetiamo, io ho cucito la parte corta con la parte lunga del rettangolo. Questo è il rettangolo inferiore. Prendo il lato corto da quest'altra parte, quindi opposta alla cucitura. Faccio scendere il mio rettangolo superiore e vado a cucire il lato corto partendo dal lato, dall'angolo, andando in basso. Quindi cucirò qui in modo tale che qui si creerà lo scollo per passare la testa e tutto il poncio. Quindi adesso andrò a cucire questa parte. Questa è la cucitura che ho fatto, lato corto del rettangolo sotto sul lato lungo del rettangolo che ho cucito sopra, in modo che qui si vada a creare il mio scollo. Allora, ho terminato di cucire, quindi vedete mi si è formato lo scollo. Ho deciso di non rifinirlo con un bordino ma di lasciarlo così. Mi piace il fatto che comunque si piega un po' all'interno. In realtà avrei voluto metterci un pellicciotto qualcosa, però mi va bene così. Ho deciso di non fare nessun bordino, lascio lo scollo così com'è. L'unica cosa che ho fatto è nella parte sotto, nei lati più piccoli, ho messo queste un po' di, non mi viene il termine in questo momento, di frange, ecco, ho messo delle frange sia da questo lato piccolo che da quest'altro lato piccolo sotto. Non ho messo per tutto il bordo sotto, soltanto in questi due lati perché non volevo appesantire troppo il poncio. È un poncio comunque leggero che va benissimo per essere sfruttato nel periodo invernale e autunnale, sopra una bella giacca o sopra un cappottino, quindi non volevo una cosa troppo pesante che poi servisse, che venga, debba essere indossato da solo. Quindi possiamo dire che il poncio è terminato.